andando per le aie in totale anonimato. E poi dai trattori si passò alle prime automobili e poi dalle che trovai, perché non abbiamo mai pensato di tenercele, no? Il problema era: le facciamo o le vendiamo? Non le facciamo, le teniamo e vedremo. Prima non era un museo, era la mia raccolta personale. Poi un giorno mio padre mi disse: senti, ma quando si ritirò poi a vivere in campagna, mi disse: senti, ma invece di tenerle qui nello stabilimento, nel capannone, ma perché non me li presti? Ci mancherebbe altro, sono ben felice di prestarteli, anzi li hai fatti tu, le hai fatte tutte tu queste cose. E quindi trasferimmo questa raccolta. Anche se inizialmente criticava questa mia raccolta, sosteneva che dovevo pensare a lavorare anziché a preoccuparmi di collezionare robe vecchie, perché per lui, specie i trattori, erano robe vecchie. Però poi capì che la cosa gli piacque, lo emozionava, e sovente la mattina lo si vedeva all'interno di questo capannone dove c'erano tutti i suoi ricordi, i suoi trattori, e sovente era lì, si fumava la sua sigaretta, si guardava i suoi cimeli. Era un modo anche per tornare indietro nella memoria. Era uno comunque che veniva dal niente, si è fatto da solo, si sporcava le mani e quando qualcuno sbagliava personalmente gli faceva vedere come si fa a fare quella determinata cosa, perché lui la fece per anni, la fece da ragazzo, era quella abilità che aveva, forse anche superiore ad altri, che poi gli ha permesso di fare il salto di qualità da artigiano a imprenditore. Mio padre possedeva all'epoca due Ferrari, due. La sera facevano le gare Bologna-Cantagallo-Firenze, allora c'era questa passione, no? La gente si trovava, facevano le gare, bastava un sorriso, dai, poi vediamo chi vince paga un caffè. E insomma, questa frizione non reggeva le sollecitazioni della macchina. Fin quando mio padre smonta, prova, vede che riesce a adattare la frizione di uno dei nostri trattori, la macchina regge benissimo, e quindi va e dà il consiglio, basta, finito lì. Ora, che Ferrari fosse bravo, bravissimo, non l'abbiamo mai messo in discussione, e tantomeno mio padre, però che una vettura possa avere un difetto rientra nella normalità dei casi, ma forse anche le Lamborghini hanno o avevano dei difetti, per amor del cielo. Questo lo tratta male dicendo: tu non sai guidare le mie macchine, al massimo guidati i tuoi trattori. Mio padre, molto arrabbiato, tornò da Maranello, mi ricordo come fosse adesso, era sera, ci sedemmo a tavola, c'ero io e mia madre, e lui molto incazzato, lui logicamente era seduto a capotavola, molto arrabbiato, diciamo: guarda te, questo qua come mi ha trattato, ma io gli ho comprato due Ferrari, beh, ma caspita, ma io faccio 52 trattori al giorno, ma chi si crede di essere? Io adesso mi metto e faccio un'automobile. Mia madre, che era colei che teneva, oltre che dirigere lo stabilimento dei trattori, teneva la cassa di famiglia, disse: ma insomma, Ferruccio, ma calmati, si vede che era una giornata storta, ma perché spendere tutti questi soldi, entrare in un'iniziativa del genere? E lui disse: guarda, noi spendiamo allora un miliardo di vecchie lire di pubblicità stradale, la cartellonistica stradale, trattori Lamborghini, eccetera eccetera. E lui disse: se io con quel miliardo faccio la fabbrica, se mi va bene faccio un rumore tale che mi pago, posso risparmiare nella pubblicità stradale.
E lui disse: guarda che io voglio un toro cattivo a cui si possano vedere gli attributi. Quindi la macchina era perfettamente neutra e trasversale, con cambi differenziali integrati. Penso che fosse poi l'amore di tutti, ecco, perché la Lamborghini ha la Miura, che identifica la casa automobilistica.